E ciao a tutti ragazzi, sono Resul e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi mostrerò delle feature che verranno implementate a Minecraft Pocket Edition 0.16. La prima feature che ci mostra Tommaso Kecchi tramite il suo profilo Twitter riguarda l'implementazione della barra di ricerca nell'inventario nella modalità creativa. Infatti, come vediamo da questa immagine, è stato scritto nella barra di ricerca Night e viene mostrata tutta. Tutti appunto gli oggetti contenenti quella parola. Infatti vengono mostrate sia le pozioni sia le frecce appunto che sarebbero della night vision, ovvero della visione notturna. Ritengo questa feature una feature davvero molto bella, soprattutto perché per coloro che amano costruire in creativa, fare strutture, gli faciliterà molto la cosa appunto cercando velocemente l'oggetto che gli serve. Per quanto riguarda la seconda feature, queste feature verranno implementate solo in Minecraft Windows 10 Edition, anche se essenzialmente Minecraft Windows 10 Edition e Pocket Edition è la stessa cosa. Comunque, riguardo a queste funzioni verranno implementate delle impostazioni riguardanti i controlli. Infatti possiamo modificare i controlli della tastiera del mouse, utilizzare il controller e di conseguenza modificare diciamo, le azioni che vogliamo dare a ogni singolo tasto e modificare anche i controlli riguardanti il touch, appunto se utilizziamo un tablet con Windows 10 integrato. Come vediamo da questo screen, verranno modificate sia l'interfaccia che poco altro, perché alla fine vengono riportate più o meno le stesse opzioni che c'erano, tranne alcune cose. Riguardo invece la data di uscita di Minecraft Pocket Edition 0.16, essa avverrà a breve. Anche se non abbiamo una data esatta, Tommaso Checchi ci informa che questa versione verrà rilasciata a breve e io credo proprio che verrà rilasciata, diciamo, entro fine del mese, massimo una settimana dopo, perché come sempre cercano di rilasciare le feature tramite i loro profili Twitter e dopodiché rilasciare le prime build per Android e così via. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, da ora in poi tornerò a fare video più regolarmente, anche se non un video al giorno, però cercherò di farlo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, commentate qui sotto cosa ne pensate di queste feature, secondo me, come ho detto prima, sono delle feature abbastanza interessanti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!